Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi nuovo appuntamento con la Lure Maniac, la rubrica dedicata agli appassionati, anche un po' ai maniaci, delle esche artificiali. E oggi vi faccio conoscere il Chiquitita di casa Alchon System o HAL. Venite insieme a me in questo video che conosceremo tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche di questa esca originale e eccezionale. Andiamo! Allora, parliamo del Chiquitita e partiamo dalla casa madre, dalla casa che produce questa esca artificiale. Si tratta di HAL, che è stata fondata nel 2014 e abbraccia dei brand già noti al pubblico un po' più selettivo, un pubblico un po' più ricercato, tra cui Alchon System, abbraccia 5 brand, tra cui anche Nico Design Office e Tigris, che non tutti conosceranno. Si tratta proprio di case molto molto specifiche che realizzano dei prodotti esclusivi ed originali, dedicati anche a un pubblico di nicchia. Sono aziende che mettono in pratica quella che è un po' anche la filosofia nipponica, ovvero sono aziende che non badano al mercato, non badano alla vendita effettiva delle esche artificiali, ma si dedicano a realizzare dei prodotti che, a loro dire, saranno amati dai pescatori per tanti anni a venire. Infatti queste aziende realizzano dei prodotti che, dal punto di vista della finitura, dei dettagli anche estetici e particolari, come lo spostamento interno della vesistica, del rattling e quant'altro, ecco, producono dei prodotti, scusate il gioco di parole, davvero originali e dedicati ad un pubblico di nicchia. Andiamo avanti adesso anche a dare delle specifiche tecniche di questa esca. Si tratta di un hard bait, ovvero di una esca artificiale realizzata in materiale rigido. Anche questa è realizzata in plastica e possiamo definirla appartenente anche alla famiglia dei darter, ovvero quella tipologia proprio di esche artificiali che non hanno una paletta, una bavetta, un appendice nella parte della testa, ma la paletta è integrata come se fosse integrata all'interno del corpo stesso. Quindi la testa in questo caso funge anche da paletta, e di questo modello sono state realizzate 3 versioni, rispettivamente 90, 120 e 150 mm. La versione più piccolina, più corta, se così possiamo definirla, si chiama Chiquitita Bambino. La versione media, quella da 120 mm, si chiama Chiquitita Baby, mentre la versione da 150 mm è definita Chiquitita. Per tutte queste versioni, inoltre, sono state realizzate 3 ulteriori tipologie di esche, che variano principalmente per le caratteristiche di affondamento. Infatti per ogni versione ci sono modelli floating, quindi galleggianti, modelli suspending, ovvero quelli che restano sospesi a mezz'acqua quando noi fermiamo il recupero, e poi ci sono dei modelli sinking, ovvero dei modelli che tendono ad affondare. L'azione caratteristica nelle fasi di nuoto di questa esca è un rolling accentuato, anche a basse velocità. Vediamo che quest'esca rolla sul proprio asse e ecco, produce un nuoto molto ancheggiante, se così possiamo dire, sinuoso, ideale per le basse velocità. Per quanto riguarda la profondità di nuoto, è un'esca che ecco, manifesta il suo esercizio tra i 30 e gli 80 centimetri, quindi è un'esca ideale per le acque molto basse, e per le sue caratteristiche proprio di
movimento è un'esca dedicata a predatori lenti come la nostra spigola, anche se il modello originale è stato studiato per la Suzuki giapponese, quindi una nostra cugina orientale della spigola di casa nostra. Parliamo anche un po' delle caratteristiche, ecco, che contraddistinguono quest'esca e che mi hanno spinto anche a comprarla. La prima cosa che salta all'occhio è soprattutto la forma e ancora di più la colorazione. Questa specifica colorazione, ecco, è proprio molto simile a quella che potrebbe essere una piccola banana, anche per questo logo. Ciguita che è stato inserito sul suo corpo ci ricorda una banana, no? Ed è questo il motivo per cui anni fa ho deciso di acquistarla su alcuni shop giapponesi. E attualmente diciamo, è presente nella mia collezione di esche artificiali, la tengo gelosamente e sinceramente penso di averla utilizzata una sola volta in acqua, ma per qualche piccola serie di lanci, dopodiché per la paura anche un po' di perdere questo cimelio, penso di averla tenuta nella cassettina originale, nel cofanetto originale, anche questo tenuto nella mia bacheca personale. E quindi ecco, questa qua è un po' la caratteristica principale di questa esca. Tuttavia, dalle descrizioni della casa, è un'esca destinata alla ricerca della Suzuki giapponese, come dicevamo in precedenza, la nostra spigola, e soprattutto in ambienti ad alta pressione di pesca, ovvero in spot particolari dove c'è una grande pressione di pesca, ci sono tanti pescatori e i pesci sono stressati, quindi conoscono le altre tipologie di esche artificiali, sia per le vibrazioni che emanano, per le rumorosità, per le turbolenze emesse dalle esche artificiali classiche, e quindi in qualche modo il pesce è un po' assuefatto a queste esche e non reagisce più dal punto di vista degli attacchi. Quindi esche simili possono essere utilizzate in spot dove c'è una grande pressione di pesca per dare anche un po' l'idea di qualcosa che ancora non hanno visto che potrebbe stimolarli maggiormente all'attacco. La caratteristica di nuoto, come dicevamo in precedenza, è un rollio molto molto accentuato, addirittura esasperato in alcuni contesti. Quando andiamo, ecco, ad aumentare la velocità, notiamo proprio un rollio esageratamente esasperato, e in situazioni di pesce apatico la casa consiglia le versioni suspending, ovvero quelle esche che una volta fermato il recupero rimangono sospese in quella fascia d'acqua. Questo per soprattutto restare con la nostra esca artificiale per il maggior tempo possibile in quella che possiamo definire la strike zone, ovvero quella fascia d'acqua, quella zona all'interno del nostro spot dove aumentano le possibilità che ci sia il predatore in circolazione e quindi che possa attaccare con maggior facilità, ecco, la nostra esca artificiale. Con questa esca riusciremo a fare una buona distanza di lancio. Sinceramente non è tra le esche più performanti per quanto riguarda la distanza raggiunta, e approfittiamo, ecco, del corpo affusolato, del corpo molto aerodinamico, per fare soprattutto dei lanci precisi. Per quanto riguarda invece l'azione di nuoto, effettueremo dei movimenti di recupero molto lenti, lineari, senza introdurre tante azioni di jerking, quindi senza tante jerkate, tanti movimenti di polso, ma in tante occasioni basta un recupero lento, lineare, per far entrare correttamente in pesca questa esca. E questo lo dobbiamo principalmente per, ecco, la forma della testa, ed è proprio questa che spinge l'artificiale a nuotare in questa direzione e trasmette al corpo il rollio tanto esasperato. È proprio la forma stessa della testa e la sua inclinazione a donare all'esca questa tipologia di nuoto.
Amici di Planet Spin, siamo alle conclusioni di questo nostro video e ecco, per tutti i lur maniaci, gli amanti, gli appassionati, i maniaci di esche artificiali, penso sia un'esca da considerare nella vostra eventuale collezione di esche artificiali, perché è un'esca molto molto originale e interessante, soprattutto per la forma più che per le particolarità di efficacia in pesca. Lascio un saluto a tutti gli amici, non dimenticatevi di lasciare un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti, e per il momento è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ciao ragazzi!